E come dare torto al comico Francesco De Carlo? In inglese ci sono due verbi che equivalgono al nostro verbo italiano parlare, che sono to speak e to talk. E che, come vedrete nell'articolo che vi linko qui sotto, sono molto simili. In alcuni casi si equivalgono e ci sono poche differenze. I still don't know the difference between speaking and talking, but apparently nobody knows. That's funny when you try to explain to me. It's very easy, Francesco. Speaking is when you're speaking to somebody. Talking, on the other hand, is when you're talking to somebody. Thank you very much, Mrs. Johnson. She was my English teacher. You have too many verbs in this country. Speaking, talking, saying, telling. Then you have yelling, shouting, and screaming. Three verbs to describe what Italians just call conversation. Dove gli italiani invece hanno problemi sono con i verbi to say e to tell, che equivalgono invece al nostro verbo italiano dire. Mentre in italiano il verbo dire può essere fatto seguire sia da un complemento oggetto, quindi dire qualcosa, oppure da un complemento di termine, quindi dire a qualcuno qualcosa, in inglese abbiamo due verbi per ciascuna di queste costruzioni. Il primo verbo è il verbo to say, che deve essere fatto seguire da un complemento oggetto, quindi to say something to someone. Invece il verbo to tell deve essere fatto seguire da un complemento di termine e avrà questa costruzione qua, quindi to tell someone something, dire a qualcuno qualcosa. Mi raccomando, per maggiori approfondimenti leggetevi l'articolo che vi linko qua sotto nei commenti e non dimenticatevi di seguirci su lezionidinglese.net. Ciao e alla prossima!